Parliamo della curvatura biomedica. Sì, allora la curvatura biomedica è una, diciamo, è un progetto di orientamento, potenziamento di quelle che sono le competenze bio, in ambito biosanitario. È stato fortemente voluto dall'Ordine dei Medici di Crotone, ci abbiamo creduto, nel momento in cui è stato possibile l'abbiamo attivato in vari licei nel nostro territorio provinciale. Siamo partiti prima dal liceo di Santa Severina, il liceo classico, poi il liceo classico anche Filolao di Crotone e successivamente anche il liceo scientifico. Abbiamo completato due corsi, attualmente ce ne sono quattro in itinere. Chiaramente in un momento così particolare come quello pandemico siamo comunque riusciti a proseguire quelle che sono le attività, che sono comunque molto corpose e impegnative. Ci sono 150 ore di attività extracurriculari che prevedono diciamo, sia delle lezioni frontali da parte di specialisti, chiaramente che devono essere però anticipate da lezioni da parte dei docenti in ambito scolastico, e poi successivamente ci sono anche delle attività laboratoriali che però in questo momento chiaramente sono state fortemente inficiate. E l'obiettivo che ci proponiamo è quello sostanzialmente nel progetto biomedico, è quello di creare una scelta consapevole dei ragazzi, perché spesso si arriva al quinto anno senza avere bene le idee chiare, senza avere consapevolezza di quello che effettivamente si vuole fare da grandi. E questo il biomedico ci permette effettivamente di farlo. Molti ragazzi abbandonano prima dei tre anni, e questo è un obiettivo, perché così eviteranno di perdere tempo successivamente post la licenza liceale. E invece si è visto da un'analisi dei dati che chi completa il triennio del progetto biomedico ha una percentuale di ingresso nei test delle facoltà biosanitarie maggiore rispetto invece a chi non ha effettuato questo orientamento. E quindi noi abbiamo voluto dare come Ordine dei Medici fortemente questa possibilità ai ragazzi del nostro territorio, un territorio così tanto bistrattato, e perché non dare questa possibilità. Per gli studenti ritengo sia necessaria, imprescindibile, è un corso che li orienta, come diceva prima anche la dottoressa Cortese, li orienta proprio per capire se quello che faranno sarà veramente ciò che vogliono fare. Io ripeto, ho fatto questa scuola, questo istituto scolastico, il liceo scientifico, e non ho avuto questa opportunità, mi sarebbe piaciuto averla. Un ringraziamento doveroso va fatto a tutti, comunque, il corpo docenti, la preside, anche ai colleghi che veramente con un enorme senso del dovere si sono prodigati sposando a cuore questa causa. Quindi è necessario, assolutamente necessario, e speriamo di portarlo avanti ancora per diversi anni. Questa curvatura biomedica dura 3 anni? Sì, questa curvatura biomedica dura 3 anni, è un percorso che abbiamo iniziato al liceo scientifico qua a Crotone da 2 anni, consideriamo ovviamente di portarlo a termine e portarlo avanti, così come anche il liceo classico, abbiamo fatto anche il liceo scientifico di Santa Severina, quindi sì, un percorso diciamo lungo, però un percorso che sicuramente offrirà ai ragazzi importanti, diciamo, spunti da cogliere per quelle che poi saranno le loro scelte future.